Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare in Libertà. Mi hanno richiesto più volte come si fa ad arpeggiare una canzone al pianoforte. Sapete che c'è una playlist su questo canale dedicata alle canzoni semplificate al pianoforte per chi non sa bene suonare il piano e quindi vi farò vedere in questa puntata come si può arpeggiare, accompagnare una canzone con degli arpeggi. Vediamo. Canta, 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 cantare in libertà. Bene, allora ragazzi, per arpeggiare ovviamente si deve considerare quale accordo mettere. Facciamo un esempio subito pratico. Prendiamo come esempio il giro di Do, una canzone famosissima che è Ti amo di Umberto Tozzi, dove gli accordi sono proprio Do maggiore, Do mi sol, La minore, La do mi, poi avremo Re minore e Sol maggiore, il classico giro di Do. Questa canzone è divisa, diciamo, in sei ottavi, cioè è, diciamo, il tempo del valzer, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Noi considereremo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. In modo da arpeggiare in questo preciso modo. Vi faccio sentire. Cioè 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E poi cambieremo. Ovviamente, questo è solo un esempio, io ribatto il Do. Ribatterò sempre l'ottava alta, cioè Do mi sol Do sol mi Do mi sol Do sol mi La do mi La mi Do La do mi La mi Do. Ok? E questo è un modo, vi faccio ascoltare come sarebbe l'effetto. Ti amo, ti amo, ti amo, ti amo, ti amo. Ok? Quindi questo è un modo per arpeggiare, ma è solo uno. Poi l'importante è che prendiate sempre queste note, cioè potete fare anche al contrario. Cioè, in base a come o potete mischiare le note. Adesso sto facendo Do, Sol, Mi, Do, Sol, Mi, Do, Sol, Mi, Do, Sol, Mi, La, Mi. Ok? Cioè trovate un modo che vi piace a orecchio per accompagnarvi in sei ottavi, cioè in questo tempo qua. Poi se vogliamo fare un esempio in quattro quarti, utilizziamo sempre gli stessi accordi, abbiamo ad esempio la canzone Felicità di Albano. Felicità, come vedete, siccome devo fare 8 movimenti, perché il 4 quarti è raddoppiato rispetto al 3 quarti, cioè non raddoppiato, si aggiungono due movimenti in più. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sto usando solo queste tre note, Do, Mi, Sol, quelle proprio dell'accordo, le principali. Felicità. Ovviamente è anche questo solo un modo per farlo, oppure potete fare. Cioè, l'importante è che voi facciate 8 note arpeggiate. Potete fare 4 più 4, potete andare all'ottava, potete mischiarle. Ok, avete capito? Possiamo giostrarci, poi in base all'inventiva di ognuno di noi ci si può giostrare con gli arpeggi. Questo, oppure rimanete su.
Quindi questo un po' sperimentatelo voi e fate pratica su questo. Poi ovviamente esiste un modo per suonare gli accordi che è particolare, praticamente si chiama rivolto, cioè gli accordi presi rivoltati anche. Cioè, che cosa voglio dire? Vi spiego bene. Io l'accordo di Do maggiore, ad esempio, che è Do Mi Sol, potrei suonarlo sia Do Mi Sol, ma anche Mi Sol Do, in primo rivolto si dice, oppure anche Sol Do Mi, secondo rivolto. Quindi io faccio delle puntate che sono semplici, però questo è un modo per tenere ad esempio un arpeggio che dal Do, per passare alla minore, in realtà Do Mi Sol, La Do Mi, vediamo che Do e Mi sono delle note in comune. Quindi io potrei fare per passare dal Do alla minore, cioè Do Mi Sol, Do Mi La, Re Fa La, Re minore, Re Sol Si, per prendere il Sol. Ad esempio la canzone di Adele, Someone Like You, avete presente? Questa inizia proprio con un arpeggio, però utilizza poi, anziché spostarsi su tutti gli accordi, utilizza dei rivolti. Quindi anziché fare ad esempio queste tre note e poi queste tre, il Sol diesis lo prende al basso e quindi diventerà così l'accordo di Do diesis minore. Vi faccio vedere. Questo per esempio è il Re maggiore, che c'è il Re Fa diesis, e il La, che doveva suonare qui, lo prende al basso perché è più comodo, sta già qui la mano senza spostarsi. Ma questo poi lo possiamo vedere in un'altra puntata, va bene? Bene ragazzi, spero di esservi stato utile con questi consigli, poi fate pratica, cercate di mischiare le note, fate le vostre prove e vedrete che piano piano con il tempo riuscirete ad accompagnarvi anche arpeggiando. A presto, ciao ciao!